Perché i veneti si vergognano di parlare in Veneto? Ed è un motivo. E mi volevo contarglielo a Daniel, che è un toso del 16 anni, che vuole fare il cubo. Non ti sei solo. Ed è una spiegazione di questo fenomeno. Adesso ti mostro perché i venti mi si vergognano di parlare. Cose incredibili sono. Qui se non congeliamo, signori miei, la circolazione a schifio finisce. Lei per esempio, giovanotto, congelia? Mi non so, sono forestiero, per me tutto va bene, i quadrati, i triangoli, le righe per terra, tutto fa brodo, tutto fa brodo. Non è vero che tutto fa brodo, e Lombardi il vero buon brodo. Matilde! Cosa che sei, però? Oh, che sogno terribile! Avevo una pancia così! Ah, che semo! La paura della pancia! La pancia non c'è più! Ah, che sì! La pancia non c'è più! Mi scuso subito se in alcuni casi sono stato troppo esuberante, perché normalmente quando arriva una persona, insomma, se si tratta comunque da parlare l'italiano. Ecco Daniel, mi ti invito a parlare in Veneto, a non il tuo accento, la tua cadenza, non che se motivo far vergognarsi della propria lingua, e più che altro ti che ti sia un veneto, sta attento quando ti domanderà di cucinare una cotoletta. Perché tu sai che in Veneto sei un false friend, che ha solo con una poesia di uno dei più grandi poeti del Novecento, che Andrea Zandò. Che i barbari, color del fer, qua e là pai bra rasadi de rosada, stec e fide erbete ingatiade, strigade, diventate storte, diventate morte, diventate sgionfe, diventate stonfe, diventate, 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 diventate.